No, io sono molto contento di tornare qua. Ho trovato un grande gruppo dal primo giorno, come 2 anni fa. No, veramente sono molto, molto contento. Speriamo quest'anno noi fai qualcosa di importante. Il primo obiettivo è salvezza, ma noi devo fare ogni giorno. In allenamento deve fare il 100% per migliorare. Ciao, bentornato. Che poi mi risolvono, non solo hai spiegato 2 volte, insomma, mi sono trovato male per voi, in andata avete strappato un pareggio. Che impressione avete lasciato quella squadra e che impressione hai di quella che hai trovato in questi primi giorni? No, l'anno scorso Empoli ha fatto un campionato importante, ha giocato molto bene, ma io conosco più o meno tutti quando io era qua 2 anni fa e io ho detto quando è arrivato 2 anni fa c'è 25-30 calciatori molto molto forti e speriamo noi fai bene quest'anno anche. E invece Empoli che giocatore ti trova? È lo stesso, questa esperienza di legge ha cambiato, ha maturato, ti senti migliorato in cosa? Sì, io sono adesso 25 anni, senti un po' più vecchio. Quest'anno è veramente una grande opportunità per me per giocare in Serie A, secondo me un campionato più importante del mondo. E sì, cosa ho detto prima, quest'anno è molto importante per me e anche per la squadra. Qual è stato il tuo approccio con Andrea Zoli come allenatore, con i suoi metodi, il suo tipo di lavoro e anche il suo modo di verificare sul campo? Sì, io ho giocato contro la squadra di Mister. Mio primo partita in Italia ha perso 4-0 in casa. No, la Mister voleva. Noi fai tanti passaggi, gioca bene, attacca la profondità e per me questo anche è importante per le mie caratteristiche. A proposito di caratteristiche, l'anno passato abbiamo visto un po' anche tutti i ruoli del centrocampo, l'interno, la parte regista, se non mi sbaglio la trepadina fa tanto un fantasista, forse la fatta di vice, non mi ricordo bene, e in questo tipo di centrocampo che collocazione ti aspetti, dove pensi di poter dare una mano? Dove vuoi mettere il mister? Per me non è un problema, mi piace giocare calcio, io penso, mia vita è calcio nella testa, ma io senti più mezzala, mia posizione preferita è una mezzala. Sì. Senti, adesso la prossima parte di campionato è subito di fronte alla Juventus, che sarà una sfida forse più difficile di quella con la Lazio appena giocata. Che partita ti aspetti e pensi di poter riuscire già in questa partita a dare un contributo? No, ma cosa ha detto prima? La Serie A è un campionato importante del mondo, cioè ogni partita è molto molto difficile. Noi giochiamo contro Juventus, una squadra della Champions, perché loro giocano la Champions ogni anno, c'è calciatori molto molto importanti, ma noi aspettando una partita molto difficile, ma devo fare il 100% e speriamo fai qualcosa di importante là. Noi ci siamo in un paese fantastico, dove sono stato a veramente meraviglioso, come è anche molto alto, come passione anche per il calcio, come è stato vissuto in Scozia questo tuo arrivo in Serie A? Tra l'altro, se non ricordo male, tu in Scozia sei anche nominato in una situazione benefica, hai fatto raccolta, di genere alimentare, hai un seguito, cioè c'è una parte di Scozia dove ti verrai in Sì, tutti i miei amici seguono sempre. Loro speriamo che quest'anno
qualche amico vieni qua e guardo un po' della partita, perché mi mancavo questo nell'ultimo anno, l'ultimo anno. È difficile giocare calcio senza la gente nello stadio. Non lo so, mi piace tanto come Scozia, mi manca Scozia perché è il mio paese. Anche nella finale dell'Europa, tutta la Scozia poi è tifo Italia. Per noi è questa una bella partita.